Le 15 cose che non sai su Edward Mani di Forbice. Johnny Depp dice solo 169 parole in tutto il film. Il film è stato girato in Florida. Tutte le case del quartiere sono state ritinteggiate in quattro colori pastello per contrastare la vita dark di Edward. Durante le riprese, gli abitanti hanno dormito in alberghi. Alcune delle sculture cespugliose di Edward possono essere viste nel ristorante Tavern on the Green di New York. Tom Cruise, Tom Hanks, Willie Hart e Robert Downey Jr. sono stati presi in considerazione per il ruolo di Edward. Anche Michael Jackson aveva espresso il desiderio di interpretare questo personaggio. In un fotogramma si vede un bambino correre su un prato verde e Nick Carter, futuro cantante dei Backstreet Boys. Danny Elfman, il compositore, lo considera il suo film più bello, ma anche il più difficile. La prima stesura del film è stata scritta come musical. Le aspettative al botteghino per Edward Mani di Forbice erano altissime, pensavano infatti di battere E.T. l'extraterrestre e Batman dello stesso Tim Burton, ma guadagnò solo $6.325.249 nella sua settimana d'apertura. Per truccare e vestire Johnny Depp occorrevano circa 1 ora e 45 minuti. Robert Smith, cantante di The Cure, ha ispirato moltissimo l'immagine di Edward, in particolar modo per il trucco e la capigliatura. L'idea del film è nata da uno dei tantissimi disegni che il regista faceva da bambino. In questo film compare Fabio Boccanera, il doppiatore principale di Johnny Depp nel decennio a seguire. La storia d'amore che nasce nella pellicola tra Edward e Kim è poi continuata nella realtà. Infatti, Depp e la Ryder sono stati legati per molto tempo, un amore che ha lasciato il segno nel pirata più famoso del mondo del cinema, che ai tempi aveva tatuato il nome della collega sulla pelle. Nel film Alice in Wonderland, anche questo di Tim Burton, si possono notare le sculture di Edward, in particolar modo nel giardino della Regina Rossa. Nell'ottobre 2014 in America fu pubblicato il seguito del film intitolato Edward Scissorhands, scritto da Kate Lett e disegnato da Drew Roche, ambientato anni dopo il racconto di Kim ormai anziana nel film. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale cliccando qui sotto e se vi va lasciate un mi piace.